mi sente mi prenderà per pazzo. Meglio, grazie. Ho sempre voluto provare a realizzare un video simile, dove non ci sono viaggi o avventure, ma semplicemente io che parlo e vi racconto un po' di me e anche di perché sono qui su YouTube. E dopo una trentina di contenuti caricati, credo sia arrivato il momento giusto. Ma un po' per timidezza e un po' per mancanza di location adatta, perché casa mia è un inferno, non ne ho mai avuto modo e occasione. E quindi ho scelto di cogliere questa opportunità al volo. Dove sono e perché lo scoprirete nei prossimi video. Rompiamo il ghiaccio. Partiamo dalle cose semplici. Mi chiamo Arianna, classe 1990, e come si sente dall'accento, sono napoletana. Ho avuto la fortuna di avere nonni viaggiatori e avventurieri che fin da piccina mi hanno dato la possibilità di vedere oltre la mia quotidianità, e piano piano questo concetto è diventato un pilastro fondamentale nella mia vita. Ed oggi a 30 anni guardo il mondo con gli stessi occhi sognanti di quella bambina riccia e un po' paffuta, un po' tanto paffuta, che non vede l'ora di sporcarsi le mani e sbucciarsi le ginocchia per viversi appieno ogni secondo di una nuova avventura. Non amo molto le etichette e le definizioni. Però ad una sono particolarmente affezionata, Experience Hunter, cacciatrice di esperienze. In inglese fa più figo, fa più scena. E trovo che mi si addica in toto. Mi è stata cucita addosso da una persona che per me era e resterà per sempre importante, nonostante tutto. Ed è stata scintilla fondamentale di questo progetto, del progetto di viaggio ma non posso. E una delle domande che mi fanno più spesso è perché ho scelto questo nome, perché viaggio ma non posso. Viaggio ma non posso rappresenta la realtà di ciò che sono e allo stesso tempo è un modo per esorcizzarla, questa realtà. Per andare oltre e per ricordarmi che nonostante tutto sono arrivata a determinati obiettivi, a determinati scopi e a superare determinati limiti. Questo per me rappresenta il nome Viaggio ma non posso. Tutti siamo imprigionati in realtà che ci stanno strette, che ci sono scomode. Ma nel nostro piccolo possiamo trovare degli escamotage per andare oltre e viverla comunque, quell'avventura, quel viaggio e quell'esperienza. Certo, c'è da adattarsi un po', però l'adattarsi è una delle skill principali per il viaggiare. Proprio per questo sono qui su YouTube, un po' per diario personale, per tenere traccia delle piccole vittorie personali e dei piccoli traguardi e anche per dei bei ricordi, ma per condividere il mio percorso, le mie scoperte, le mie avventure, per spronarvi e per spronarci, per conoscere il mondo insieme, per andare alla scoperta insieme, ma non per forza grandi viaggi o cose lontane. Certo è che la situazione che stiamo vivendo oggi non ci aiuta, però io incrocio le dita e spero che presto tutto questo finisca e che possiamo tornare alla normalità. E una volta che finalmente ci torneremo alla normalità, dobbiamo vivercela e dobbiamo viverla, recuperando tutto il tempo che purtroppo abbiamo perso. Credo molto nel potere della condivisione, raccontando un viaggio. È come riviverlo una seconda volta. Questo per me è fantastico. Ed è anche uno dei motivi di perché nasco fotografa, perché è la mia passione principale. Viaggio e fotografia hanno sempre camminato a braccetto nella mia vita. Sto proprio qua all'aereo, qua al mio letto, proprio così. Quando ero più piccola, non ho mai fatto un video. Non ho video dei miei vecchi viaggi. Zero. Ho solo fotografie, però mano a mano mi sono resa conto che
avevo bisogno di un altro modo per esprimermi, un altro modo per raggruppare e contenere e condividere i miei viaggi, il mio percorso e le mie avventure. E quindi niente, doveva essere un video facile, dovevo semplicemente parlare e dire quello che penso, però sono ancora troppo acerba per fare dei video simili, quindi apprezzate lo sforzo. E almeno, come ho detto prima, abbiamo rotto un po' il ghiaccio. Spero di aver dato una piccola infarinatura di chi sono e qual è il motivo di perché sono qui su YouTube. Se non si è capito, ci riprovo nel prossimo video, però vi assicuro che ce l'ho messa tutta. E niente, non so davvero come chiuderlo questo video, quindi vi dico solo ci vediamo nella prossima avventura.